Vendita, assistenza e riparazione di motocicli e biciclette. Ma anche abbigliamento moto e caschi. Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote. A Voghera, in piazza Garibaldi 12. Buon giovedì a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Negli ultimi mesi in Sicilia sono in aumento le cause da parte di viaggiatori nei confronti delle compagnie aeree per voli cancellati perennemente in ritardo. Le prime sentenze dei giudici di pace hanno dato ragione ai viaggiatori, stabilendo risarcimenti a loro favore, in quanto da parte delle compagnie aeree deve esserci l'obbligo di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare la cancellazione del volo. Tu cosa ne pensi? Sei d'accordo con quanto è stabilito dai giudici di pace? Sono d'accordo io personalmente, perché se sono in viaggio e mi viene cancellato il volo da un momento con l'altro, scusa per quale motivo? E quindi sì, sono d'accordo col giudice di pace. Tu sei d'accordo? Sì. No, alla fine uno continua, spende dei soldi per fare questi viaggi, magari fare dei sacrifici, è giusto che possa fare il suo viaggio tranquillamente. Per quanto posso dire, visto che io sono poco utente di voli d'aereo, comunque penso che sì, è giusto, visto magari anche per le ferrovie, eccetera, se forniscono un servizio dovrebbero fornirlo nella maniera corretta, cioè non evitando ritardi, problematiche varie, eccetera. Immagino che sia così. A te è mai successo che ti cancellassero il volo? Volo cancellato no, ma ritardi sì. E quindi già mi inalbero col ritardo e col volo, figurati, no, sono d'accordo. A te invece? No, non è mai successo, però i ritardi sì, danno fastidio più che altro perché magari devi prendere una coincidenza, sono soldi che comunque uno fa dei sacrifici, come dicevo prima, e può dar fastidio, diciamo. E cosa ne pensa dei treni o comunque in generale della rete dei trasporti pubblici italiani? Dovrebbe essere potenziata, perché visto e considerato che anche da un punto di vista ecologico, no, si dovrebbe cercare di utilizzare il meno possibile le automobili, se il trasporto pubblico venisse potenziato e funzionasse meglio, probabilmente anche la gente sarebbe invogliata a lasciare a casa l'automobile e utilizzare più spesso treni o altri tipi di mezzi simili, insomma. E la uso molto poco, perché comunque non viaggiando comunque lavoro in zona e quindi mi sposto a piedi o in macchina. Però sento tante lamentele sui treni, quello sì, i treni sono messi malissimo. Però tu che viaggi su Milano, cosa dici? Io viaggio più che altro in autostrada, però vedo che comunque la situazione non è una delle migliori. Diciamo, potrebbero fare qualcosa in più. Finita l'estate, parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. Da settembre riparti con noi e riparti con Occhio Pavese.